Siamo allo Stato di Baia Quarta e siamo nella sede dell'Associazione Nazionale Carabinieri del Nucleo della Protezione Civile numero 161 nella sezione di Baia Carbonara. Con il mio fianco abbiamo Galasso Francesco, caposquadra di questo gruppo, e adesso possiamo anche presentare l'intera squadra. Presento subito Paola Binante, Buonasera. Roberto Mula, Buonasera. Giuseppe Manzari, Salve. Eluana Loiacono. Da quando è attiva la vostra associazione e soprattutto quali sono le attività che mettete a disposizione del territorio e di questa popolazione? Allora, la nostra associazione è attiva dal 2006, la nostra attività di protezione civile si basa sulla prevenzione del rischio del territorio, in quanto abbiamo fatto diversi interventi per gli incendi boschivi. E anche quest'anno abbiamo firmato una convenzione di rischio idrogeologico con la Regione Puglia. Abbiamo parlato di prevenzione, Sì. quindi una parola grossa, quindi anche un diritto-dovere da parte della vostra associazione. Come cercate di portare a termine questo compito? Niente, ci giungono segnalazioni da parte dei cittadini, dove infatti giorni fa abbiamo fatto un giro nel centro storico di Carbonara su segnalazione su richiesta del consigliere della quarta circoscrizione Francesco Magrone. Abbiamo visto che facendo un giro per il centro storico abbiamo visto che ci sono dei palazzi e c'è innanzitutto un degrado igienico-sanitario pessimo e poi abbiamo visto anche addirittura dei palazzi che sono a rischio crolli e ci sono diverse zone, in alcune vie ci sono anche dei palazzi punti. A tal proposito chiediamo al vice caposquadra cosa è emerso da questa passeggiata che avete fatto in centro storico. Allora, noi come Protezione Civile adesso ci stiamo attivando per scrivere una relazione che manderemo ai vigili del fuoco di Bari per far fare un sopralluogo dove ci sono state queste case bombardate e dove comunque c'è questa carenza igienico-sanitaria. Poi vedremo. Per far parte della vostra squadra, quindi c'è un corso da seguire, un addestramento, come ci si può. Allora, dopo un'iscrizione che viene fatta in associazione, si passa a un corso che viene effettuato una volta all'anno con pronto soccorso la mattina e protezione civile il pomeriggio. A tal proposito, infatti, avremo un nuovo corso a gennaio 2010, dove parteciperanno anche i nuovi iscritti, che sono Giuseppe e Luana. E faranno questo corso proprio per imparare nuove tecniche e per poter affrontare meglio quello che noi facciamo come Quindi a protezione. gennaio 2011 si apriranno le nuove iscrizioni, quindi i nuovi corsi. Chi vuole avvicinarsi alla vostra associazione? Cosa deve fare? Dove può rivolgersi? Allora, può presentarsi qui in associazione Bari Carbonara alla sede operativa Corso Vittorio Emanuele numero 29 e venendo qui il pomeriggio troverà sempre il nostro presidente Giuseppe Rodino a disposizione per le iscrizioni per il nuovo corso annuale. C'è un recapito telefonico che potete lasciare? Sì, anche c'è un numero di sede che è un 080 503 2858. Quello che appare in sovraimpressione. Allora, siamo alle conclusioni, quindi vorrei ringraziare in prima persona tutta la vostra squadra per il lavoro che offrite al nostro territorio e dare la parola al capo squadra. C'è qualche ringraziamento o qualcosa che Sì, volete dire? innanzitutto voglio ringraziare calorosamente il presidente di sezione dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri, Giuseppe Lollino. Ringraziare il nostro presidente del Nucleo della Protezione Civile, Giacomo Pellegrino, per la fiducia che grazie a lui ci dà veramente una carica e una forza di andare avanti e soprattutto al segretario Mimmo Centullo che fa un lavoro veramente per tutti molto ottimo. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare attivamente a questa associazione e a tutti i ragazzi di buona volontà ad iscriversi in questa associazione e a collaborare con loro. Dallo staff di Bari Quarta è tutto.